Gentili telespettatori di TV6 dal Palazzetto dello Sport di Montorio al Romano, siamo qui con Marco Cimini al commento per assistere alla gara 2 di finale di Serie C regionale maschile. Gara 1 si è conclusa con il successo del Montorio Volley sul campo del Gala Group per 3-1 sabato scorso. Oggi c'è gara 2, il Montorio tenta di chiudere la serie alla seconda gara e chiaramente la possibilità è più che concreta, in quanto chiaramente c'è una grandiosa cornice di pubblico qui al Palasport, quasi il tutto esaurito, sta ancora arrivando gente per assistere a questa che forse la partita conclusiva di tutto il volley regionale di categoria regionale, appunto. C'è forse qualche problema sullo starting six, le formazioni sono schierate per il saluto di rito, ma evidentemente non si riesce a procedere secondo quello che era il protocollo stabilito. Gli arbitri comunque quindi a questo punto decidono di procedere in ogni caso al saluto, le squadre si salutano, i mister si stringono la mano, speriamo che sia una bella partita, sicuramente sarà piena di tensione, di emozione, chiaramente la posta in palio è altissima e quindi anche l'aspetto emotivo potrebbe essere determinante per quanto riguarda le giocate. Chiaramente il Montorio, come detto, parte dal vantaggio di 1-0 sulla serie di 3 e qualora non dovesse riuscire a portare a casa questo incontro ci sarebbe domenica prossima o sabato prossimo la gara 3 in casa del Pescara, quindi chiaramente, come abbiamo già detto, il Montorio ha tutto l'interesse affinché questa serie si chiuda oggi per la promozione, storica promozione in Serie B2. In realtà il Montorio maschile è già stato protagonista nel passato, nel 2004 e nel 2011, di due promozioni in Serie B. Quindi questa teoricamente, qualora riuscisse a portarla a casa, sarebbe la terza promozione nella serie nazionale. C'è adesso finalmente lo starting six. Presentati dunque gli arbitri della gara. Presentati dunque gli arbitri, adesso si passerà allo starting six dei giocatori che iniziano la gara. Gala Group schiera con il numero 5 Pasqua Antonio Massimo, con il numero 6 Santarelli, con il numero 9 Di Giovanni, con il numero 10 Micolucci, con il numero 13 Iannario Stefano, con il numero 35 Buccione e con il numero 28 Tiberio. L'allenatore è Norman Colella. Numero 5 per il Montorio Volley, Alessandro Ricci. Numero 6 il numero 8 Gasber. Il capitano Porcinari, numero 6, alla sua terza finale di un campionato regionale di Serie C.
numero 11 Alemanno, palleggiatore Montorriese Doc, numero 16 Dieter Lizzi, anche lui nato e cresciuto nella società montoriese, numero 18 Germini Davide, in prestito per il primo anno quest'anno dalla Teate, libero numero 3 Ranalli. Siamo quindi quasi pronti per iniziare questa splendida partita. Montorio Volley in panchina dal tecnico Marco Di Gesualdo, cresciuto e formatosi nelle file del Montorio Volley con tutte le categorie, e quindi siamo quasi pronti per la partenza di questa gara. La squadra che sarà al servizio, vedremo chi sarà. Sembrerebbe che Pescara Gada Group portasse a servizio con il suo numero 5 Pasqua Antonio, e infatti è lui che si porta al servizio. Sembrerebbe quindi una P1 sulla P3 invece del Montorio Volley. Errore al servizio da parte del palleggiatore del Pescara, 1-0 per il Montorio Volley. E Germini quindi che si porta al servizio, numero 18 del Montorio Volley, originario di Chieti. Salto float per lui, lunga ma buona la palla, ace diretto. La palla scende nell'ultimo metro di campo, viene battezzata fuori dal libero erroneamente, e quindi 2-0 per il Montorio Volley, ancora con Germini al servizio. Salto flotta ancora, questa volta ricevuta bene, primo tempo difeso, palla alta per Porcinari, Porcinari murato ma rigiocata, ancora Porcinari, diagonale buona, la palla è buona, la palla è buona, la palla è buona, mi è sembrata nettamente sulla riga, 3-0. Discussa questa palla, ma l'arbitro, la coppia liberale la vi sta dentro. Ricezione larga ora, attacco difeso, muro fuori di Porcinari, 4-0, partenza bomba da parte del Montorio Volley e del suo capitano, che già ha messo in cascina due punti. Sul servizio di Germini si va ancora avanti, questa volta la palla è lunga, e quindi cambio palla per la Gada Group, che si porta a servizio con il suo giocatore più esperto Michelucci. P2 per il Montorio Volley, cioè il palleggiatore è in posizione 2, batte in salto Michelucci, palla non forzata, primo tempo difeso, forse la palla era fuori, no, viene giocata, pipe di Dieter Lizzi all'angolino, grande giocata da parte di Alemanno, ottima la pipe servita a Dieter Lizzi, che da posto 6 infila l'angolo di posto 5 e porta il Montorio a 5, e lo stesso Alemanno che va al servizio da posto 5 con il suo salto float. Michelucci in ricezione, primo tempo difeso, la palla viene solo regalata dall'altra parte, murato l'opposto del Gada Group, e questa volta Santarelli mette a terra il primo tempo ben servito dal suo palleggiatore.
2 Gada Group, 5 Montorrio. Ricezione, tocca la rete Alemanno e quindi 3-5. Con le mani ha toccato la rete nel tentativo di recuperare la palla in anticipo, quindi 3 Gada Group, 5 Montorrio Volley. Ancora salto flotte indirizzato bene su Di Terlizzi, che tiene larga la palla. Porcinari, pallonetto, viene questa volta difeso, attacco di seconda linea appena piazzato, difeso bene dal Montorrio, ancora Porcinari, e Porcinari! Ottimamente servito da Alemanno, ha ribaltato il fronte dell'attacco. Porcinari gioca sulle mani del muro in ritardo, mette a terra il suo terzo punto, 6-3. È lui stesso che va al servizio, vediamo se sceglierà la battuta salto flotto, salto spin sembra dalla rincorsa. Palla viene smorzata dal naso, primo tempo ben difeso da Porcinari, palla alta su Ricci che può solo piazzare fuori, però palla fuori, termina 40 centimetri out, quindi regala il quarto punto alla Gada Group Pescara, che si porta al servizio con il suo opposto Fabio Buccione. Salto float per lui, ricevuto largo da Di Terlizzi, la palla è ancora buona, Ricci mette a terra la palla, ci sono proteste da parte del Pescara, sinceramente la palla non mi sembra abbia toccato, quindi non capisco le proteste. Sono già due le proteste del Pescara, forse sono un po' nervosi. L'arbitro infatti richiama Micolucci e dalla mimica sembrerebbe indicare che non accetterà più proteste, altrimenti sarà costretto a espellere soprattutto il secondo allenatore, che si è alzato più di una volta a protestare, che è un atteggiamento che non può assumere in quanto secondo allenatore deve rimanere seduto in panchina. 7-4 quindi per il Montorrio Volley, con Grasberg Marek al servizio, uno di quelli che fu protagonista della prima promozione, della storica promozione del Montorrio Volley nel 2004, parliamo quindi di 18 anni fa, è ancora in campo. Fallo di posizione, ancora una protesta, vediamo, purtroppo beh, certo l'atteggiamento del Gada Group non è un atteggiamento corretto, in quanto una partita renderla nervosa dai primi punti forse non è proprio l'ideale per nessuno. Chiaramente l'arbitro cerca di tenere calmi gli animi, prima l'ha fatto con un richiamo formale, adesso c'è un cartellino giallo che in realtà non ha influenza sul punteggio, però è l'ultimo avvertimento dal quale poi si dovrà passare a cartellino rosso, che significa punto tecnico a favore della squadra avversaria. Forse è il caso che gli animi si calmino un attimo in campo, perché anche per gli arbitri comunque non è facile arbitrare una partita del genere, dove ovviamente c'è tanto pubblico, ci sono tante aspettative da parte di entrambe le squadre, e quindi il livello, come dicevo in premessa, il livello emotivo è veramente alto,
però certo è che non è il modo migliore per affrontare una gara, soprattutto su un punteggio così, su un punteggio così basso. Marek ancora, c'è quasi l'ace, free ball per il Montorio Volley che va con Ricci che chiude, lasciato uno contro uno da Alemanno, chiude diagonale stretta e porta il Montorio in vantaggio per 9-4. Ancora Grausberg al servizio, ricezione ancora larga, attacco dalla seconda linea, presa in difesa da Porcinari, buona la palla, peccato, peccato, il soffitto stavolta viene toccato nettamente. Alemanno nel tentativo di servire una palla alta in 4 ha spinto troppo e quindi la palla ha toccato il soffitto. 5 per Pescara, 9 per Montorio. Ricezione larga di Dieter Lizzi che va ad attaccare, la palla mi è sembrata fuori, la palla mi è sembrata fuori. 6 Gada Group, 9 per Montorio. In realtà sta facendo un po' tutto Montorio, i punti del Pescara sono quasi solo frutto di errori del Montorio, quindi è Muro che tocca ma mette fuori gioco la difesa più corta del posto 5 del Pescara e Dieter Lizzi mette a segno il 10° punto per il Montorio Volley, 10-6. Alessandro Ricci al servizio sulla P3, ancora ricezione larga, palla che tocca, palla che tocca, 11-6. Partita che ha un inizio veramente molto nervoso, errori da una parte e dall'altra, poco diciamo che hanno a che fare con il gioco. Ovviamente la tensione è molto molto alta, ricezione ancora larga, palla bassa, Micolucci, Porcinari, di Terlizzi, muro fuori da parte di Terlizzi sul palleggiatore avversario che continua ad avere un atteggiamento di protesta, probabilmente devono stare tutti un po' più calmi, altrimenti la partita perde anche di qualità. Buona questa volta ricezione di Pescara, Micolucci, Micolucci prova una parallela che termina abbondantemente fuori. Norman Colella ricorre al primo time out del primo set sul punteggio di 13-6 da parte del Montorio. A memoria mi pare che i 6 punti del Gada Group siano stati un errore in battuta, un errore in attacco, una palla che ha toccato il soffitto e un'invasione, quindi diciamo che punti messi a terra da Pescara veramente sono forse solo 2, un primo tempo mi pare a memoria e forse un altro attacco. La partita quindi Montorio la potrebbe iniziare a controllare, appunto controllando un pochino gli errori e non regalando il cambio palla a Gada Group, che evidentemente ha qualche difficoltà sia nella costruzione di primo tocco con la ricezione e sia nella conclusione in attacco da parte dei suoi schiacciatori. Ancora Alessandro Ricci al servizio, ricezione bassa, non può giocare primo tempo, Michelucci viene toccato a Muro ma gioca bene sulle mani del Muro di Germini e quindi conquista questa volta sì un punto per la sua squadra, 7 Pescara, 13 Montorio Volley. Battuta, salto flotto ricevuta bene da Porcinari, primo tempo di Germini, ecco qui la differenza, Montorio riesce a ricevere in doppio più e quindi permette a Alemanno di servire tutti i suoi attaccanti in maniera ideale.
14-7 in battuta Lorenzo Di Terlizzi. Salto float per lui. Errore. Errore che regala appunto il cambio palla al Pescara, quindi 8 Pescara, 14 Montorio Volley. Palleggiatore che va al servizio, la palla forse era fuori, viene comunque ricevuta, palla velocissima, palla super per Porcinari che mette a terra il suo quinto pallone. Grande esperienza di Porcinari che cambia anche le chiamate di alzata al suo palleggiatore Roberto Alemanno, e quindi 15-8. Ancora Davide Germini al servizio, flottante che viene ricevuto malissimo dal libero, palla free ball a favore del Montorio Volley, pallonetto, pallonetto di Alemanno, anche lui entra nello score, segna il punto 16 per il Montorio. Pescara sembra piuttosto frastornato, non riesce a compiere il primo attacco, c'è il secondo time out di Norman Colella che vorrà sicuramente provare ad aggiustare la fase di costruzione del primo attacco, che effettivamente ha funzionato veramente poco in questo primo parziale, ma è la stessa chiave di lettura della partita di Pescara. Io che ho assistito a quella gara, la chiave di volta della partita è stata appunto la migliore efficienza al servizio da parte del Montorio Volley e la migliore efficienza in ricezione, mentre invece Pescara ha sofferto molto la battuta del Montorio Volley e quindi non è riuscita a costruire il gioco che vorrebbe, perché in pratica ha dei centrali anche giovani ma molto capaci, ma non riescono a giocare ovviamente il primo tempo quando la ricezione non arriva. Ancora una palla larga, vedete com'è comunque l'indicazione da parte di Colella è quella di provare a giocare con i centrali, ma è un'indicazione che ovviamente vale un po' per tutte le squadre. Michelucci al servizio, batte in salto, palla fuori, la palla è fuori, 17 Montorio Volley, 9 Pescara. Pescara non riesce a entrare ancora in partita. Alemanno al servizio, ancora una ricezione larga del libero, primo tempo di Marek difeso, ancora una free ball per il Montorio Volley e invece questa volta Murato molto bene Ricci dal numero 9 Di Giovanni della Pescara 3, e quindi punto meritato per il Pescara 3 che adesso si porta a 10, va, butta tutto alle ortiche Santarelli, centrale giovane del Pescara, che nel tentativo di servire in maniera efficace forza troppo, la palla si ferma sulla rete, 18 Montorio, 10 Pescara. Il capitano Livio Porcinari a servizio in salto, forza anche lui, la palla si ferma sul nastro, regala al Pescara l'undicesimo punto, e l'opposto adesso del Pescara 3, Buccione va al servizio. Palla troppo larga che può solo appoggiare Ricci. Murato, gran muro di Grausberg che chiude la diagonale in maniera perfetta
regala al Montorio il 19° punto. Riesce sempre Montorio a tenere comunque a debita distanza a Pescara. Questo è molto importante, perché poi quando le distanze si dovessero accorciare, ovviamente le tensioni sono diverse, le sicurezze scendono. Palla staccatissima, c'è un 4, palla 4, cambia il palleggiatore, no, cambia lo schiacciatore Norman Colella al posto del numero 9 di Giovanni, entra il numero 12 Colaluca. Grasberg in battuta, stavolta ben ricevuta. Intanto Pescara sbaglia anche Colaluca, il neo entrato. Intanto non mi ero avveduto che Pescara comunque ha anche cambiato il libero in ricezione. Effettivamente non è stata un inizio facile per il libero titolare, quindi bene invece questa ricezione da parte del secondo libero, che permette a Colaluca di tirare una buona parallela e mettere in campo il 12° punto per Pescara, che va in battuta con lo stesso Colaluca. Montorio Volley sulla P5, linea d'attacco con Di Terlizzi, Germini e buonissimo. Veramente un'azione spettacolare. Ricezione perfetta. Palla che viaggia veloce sul posto 4. Di Terlizzi anticipa il colpo. Prende in mezzo il muro che era in ritardo. 22 Montorio, 12 Pescara. Ricevuta, buona la difesa, Porcinari ha cercato il punto spettacolare, il punteggio permetteva questo rischio. 13-22 in battuta Pescara 3 con Iannario. Ottima la ricezione, chiude troppo Germini, chiude troppo, una 7 ben servita lì da Alemanno. Ecco adesso subito tornare dentro la partita non regalando nulla, sono già due errori consecutivi che il Montorio commette. Buona ricezione di Porcinari, perfetta di Terlizzi, la palla mi sa che è fuori, terzo errore consecutivo. Marco Di Gesualdo sicuramente correrà a ripari con un time out, deve interrompere la serie negativa. Sceglie di non farlo, preferisce aspettare ancora una palla, ed è un regalo da parte del Pescara che, sbagliando il servizio con il suo capitano Iannario, regala il 23° punto. Montorio a due punti dalla chiusura del primo set. Ricezione larga, buona rigiocata in pipe, buonissima in pipe di Terlizzi, servito perfettamente da parte di Alemanno. Di Terlizzi mette a terra il 24° punto per il Montorio Volley, 24-15. C'è solo una squadra in campo in questo primo set. Ancora Di Terlizzi, ricezione larga per Michelucci. Michelucci che viene preso a muro, ma gioca molto bene sulle mani alte. Montorio addirittura era andato a murare a 3 su Michelucci, ma non è riuscito a contenere l'esperto attaccante pescarese. In battuta ora
Pasquantonio, il palleggiatore del Pescara 3, sul 16-24, salto flot, cercato ancora di Terlizzi. Buona la difesa del Pescara, che ancora Montorio difende Porcinari, c'è il pallonetto, ancora difesa, ancora Pipe, grande Pipe di Terlizzi, quasi una gamma, 1-0 per il Montorio. La partita si è messa in discesa, soprattutto nella qualità del gioco, sembra che Montorio controlli la partita. Vediamo come Pescara riuscirà a reagire a questa partenza al fulmicotone da parte del Montorio Volley. Rientriamo in campo, in vantaggio il Montorio Volley per 1-0 in questa gara 2 di finale, valida per la promozione in Serie B nazionale. Sono 3 anni ormai che la B è unica, non c'è più B1 e B2 a livello maschile, mentre a livello femminile ancora esiste, quindi la vincente di questa serie di partite accede direttamente di diritto alla B nazionale maschile. Montorio Volley ha vinto la prima gara in casa di Pescara 3-1, ora conduce 1-0. Set precedente è finito 25-16 con Montorio che continua a martellare al servizio, una ricezione che sta soffrendo eccessivamente del Pescara 3. Ancora di Terlizzi a servizio, larga la ricezione, murato da parte di Porcinari, ben coperto ancora Michelucci, difesa da parte del Montorio, Alessandro Ricci, viene la palla, è buona ma ancora c'è difesa da parte di Ranalli, palla da campione, Livio Porcinari mette a terra una palla disegnata con la sua mano a 2 metri dalla rete, palla morbida, gran colpo del capitano, 2-0 per il Montorio Volley. Ancora di Terlizzi al servizio, batte ancora bene, ace diretto, Pescara sta soffrendo tantissimo, il servizio salto flot da parte del Montorio Volley non riesce ad arginarlo e a costruire il suo primo attacco, chiaramente tutto ciò complica tutto il lavoro della squadra di Norman Colella. Palla alta per Porcinari, staccata, viene ben difeso questa volta, pallonetto murato dentro da parte di Alemanno, 4-0, Montorio continua la sua marcia inesorabile che parte da una battuta che porta tantissime difficoltà alla ricezione del Pescara e quindi poi diviene tutto più semplice. Buona questa volta la ricezione e infatti vedete come cambia tutto quando arriva la ricezione buona in mano al palleggiatore. Anche Pescara riesce a mettere a terra i suoi palloni, ma il punto diciamo debole in questo inizio gara per il Pescara è la ricezione contro il servizio del Montorio. Buona ricezione di Terlizzi, palla spinta per Porcinari, diagonale stretta, non so dove sia passata, però non viene difesa dal libero del Pescara, 5-1 a favore del Montorio che continua a macinare punti ma soprattutto a macinare gioco
confortata da una ricezione quasi sempre perfetta e soprattutto in una fase break da un servizio salto flotte che mette in grandissima difficoltà i ricettori del Pescara 3. Questa volta la battuta è direttamente a rete da parte del centrale numero 18 del Montorio Volley, che regala il cambio palla a Pescara, che approfitta e ringrazia. Batte, perfetta ricezione di Porcinari, Murato Grausberg nel tentativo di girare la palla verso posto 1, ben murato dal centrale avversario, e quindi Pescara rosicchia un punto, fa un break 3-5. Ancora Porcinari, ricezione un po' lontana, ma Alemanno è bravissimo a servire comunque una palla ben spinta in posto 4, e Livio capitano gioca sulle mani del muro che non riesce a contenere l'attacco del Montoriese. Alemanno al servizio, ancora salto flot, buona la battuta, ricezione larga, come vedete non riesce ad attaccare Pescara. Questa volta la pipe non c'è intesa, c'è la pipe di Michelucci, buona la difesa, buonissima la difesa, buona alzata di Barek e c'è invasione, grandissima difesa di Ranalli, grandissima difesa di Ranalli sulla pipe di Michelucci, riesce a tenere la palla nel proprio campo Marek Grausberg, in bagger alza una palla verso posto 4, Porcinari con un pallonetto inganna il muro che nel tentativo di fermarlo ha commesso invasione. 7-3, ancora buona questa volta la ricezione, primo tempo tenuto bene dal muro montoriese, palla in due, buona questa diagonale da parte di Buccione, mette a terra uno dei suoi primi palloni mi sembra, però Pescara sta cercando di rientrare in gara e quindi lo spettacolo potrebbe veramente giovarne. È lo stesso Buccione che va al servizio, giocatore giovane del 2004, 18enne. Pensate, la prima promozione che vide in campo Porcinari nel 2004 vedeva anche l'anno di nascita dell'opposto del Pescara. Sicuramente una squadra giovane che ha grandi margini di miglioramento, ma attualmente, e dico solo attualmente anche per scaramanzia, sembra non riuscire a giocare il capitano Livio Porcinari. Grande battuta in salto da 1 verso 5, ace diretto. Norman Colella ricorre al primo time out del secondo set sul punteggio di 9-4 a favore del Montorio. Dicevo che il fatto curioso appunto è che alla prima promozione storica del Montorio Volley in Serie B, Porcinari appunto era in campo nel 2004 e Buccione, che è l'opposto del Pescara ma non è l'unico, nasceva proprio in quell'anno. Del resto anche Santarelli nel 2004, il numero 6, anche il libero che adesso però è stato sostituito nel 2004, è una squadra sicuramente molto giovane che ha un tecnico molto preparato e quindi sta crescendo nel tempo, ma probabilmente ha ancora qualche lacuna tecnica che non gli permette di giocare sempre al stesso livello di efficienza. Buona la difesa, buona la palla per Di Terlizzi, viene murato, la palla per Alessandro Ricci, murato fuori. Grandissima giocata del Montorio, ottimi movimenti di copertura e di contrattacco,
Ancora Porcinari al servizio. Pescara procede a sostituire il numero 13 Iannario con il numero 11 Sassi. Un cambio al centro, giovanissimo anche questo ragazzo. E ancora Porcinari che va al servizio in salto. Secondo me, se lo conosco, farà la battuta corta. No, ha provato a tagliare verso posto 1, la palla è uscita di poco ma comunque nettamente, quindi Pescara sta giocando con alternando i due liberi, uno in difesa e uno in ricezione. Buona ricezione di Terlizzi, ottimo l'attacco, ricezione, attacco di Terlizzi, perfetto. 11 Montorio, 5 Pescara. In battuta Grausberg, anche lui protagonista della promozione, prima promozione storica del Montorio Volley, oggi 47 anni, un bambino ancora. Tenuto bene a muro Michelucci, buona la difesa, peccato, la difesa era tenuta bene, ma ovviamente il soffitto vale per tutti e quindi un buon punto conquistato per Pescara che si porta a 6, 11 Montorio. Battuta buona, l'opposto viene ancora murato di Terlizzi che prova un pallonetto, ben difeso, rigiocata del palleggiatore, ben difesa ancora da Ranalli, palla regalata da parte del Montorio Volley. Michelucci, bella difesa, grande difesa di Porcinari, no, peccato, peccato, forse bisognava giocarla un po' più alta questa palla su di Terlizzi, dargli il tempo di ragionare, però bravo Pescara che sta rientrando piano piano e faticosamente in partita. 7 Pescara, 11 Montorio. Ricezione questa volta non buona di Porcinari che questa volta non riescono a giocare. Muro a uno toccato, Michelucci, buona la difesa, Porcinari, palla staccata e c'è di Terlizzi, toglie le castagne dal fuoco da una situazione che cominciava a diventare fastidiosa. Pescara che sta rientrando piano piano a fatica, ma comunque sta cercando di rientrare in partita. 12° punto messo a segno da Di Terlizzi e Montorio che porta al servizio Alessandro Ricci. Ricezione larga, non è possibile giocare il primo tempo. Buono l'attacco di Michelucci che gioca sulle mani del palleggiatore montoriese Roberto Alemanno e conquista l'ottavo punto del secondo set, 8 Pescara, 12 Montorio Volley, P4 per il Montorio Volley che riceve bene con Porcinari. Ancora di Terlizzi, murato bene questa volta, murato bene e quindi 9. Anche i tifosi di Pescara riprendono voce e coraggio, giustamente la squadra ha reagito, sta reagendo, vuole comunque dare filo da torcere al Montorio e quindi la partita si sta aprendo. Un altro muro, un altro muro. La squadra di Colella la conosciamo, è una squadra che è ben organizzata nel muro difesa, chiaramente quando la ricezione è un po' larga Marco Di Gesualdo ricorre al suo primo time out della partita sul punteggio di 12-10 in favore del Montorio, probabilmente
cercherà di tranquillizzare la propria squadra, dare qualche consiglio per aprire un po' il gioco sulla rete, aumentare i punti rete d'attacco per cercare di dare meno punti di riferimento al muro del Pescara, che adesso si è ben organizzato e sta tenendo bene gli attacchi di Diterlitz in particolare. Time out terminato, rientrano in campo le due squadre. Finalmente la partita si è accesa, come giusto che sia una gara 2 di finale per l'accesso alla Serie B nazionale. Pescara al servizio con il proprio palleggiatore Pasqua Antonio. Ricezione buona di Terlizzi, che viene ancora servito, gioca questa volta come si deve giocare quando c'è muro piazzato, gioca alto sulle mani, tocco netto del centrale avversario e punto per il Montorio Volley. 13-10, time out perfetto da parte di Gesualdo, che ha rimesso a 3 punti di distanza Pescara. Buona ricezione questa volta. Primo tempo, vedete come Pescara, quando riesce a avere una ricezione efficiente, chiaramente riesce a servire i suoi centrali, che sono entrambi, anzi tutti e tre, perché anche il ragazzo che è entrato prima, sono tutti e tre capaci di dare fastidio alla squadra di Montorio. Porcinari, forse una palla un po' troppo spinta, murato anche Porcinari, è cambiata un po' la partita adesso. Pescara riceve un po' meglio, Montorio riceve un po' meno, e quindi la partita è tornata a essere un pochino equilibrata. Michelucci questa volta sceglie il salto, float, questi palloni sono i palloni di Livio Porcinari. Palla staccata, corta, girata forte in posto 1, l'opposto ha deciso di non saltare e la difesa non è riuscita a tenere l'attacco di Porcinari. Grande punto, molto importante, sarebbe stato inverso 13 pari. Di Gesualdo mette al servizio Lorenzo Taraschi, molto positivo in genere al servizio, ma anche e soprattutto in difesa. Lui è un posto 4, ma adesso viene impiegato soprattutto per il servizio. Questa volta il cambio non è produttivo, anzi c'è un errore diretto da parte di Taraschi, quindi 13 Pescara, 14 Montorio. Ora nervi saldi e pensare a giocare. Buona ricezione di Terlizzi, che prova Alemanno a mettere direttamente di là, e Pescara per la prima volta dopo 45 minuti di gioco è in pareggio. 14 pari. I tifosi pescaresi si fanno sentire. Ace da parte del centrale Santarelli. Come possono cambiare le partite? Questa è una lezione alla quale potremmo dare il titolo a questo incontro. 15-14 ora per Pescara, che si sente sicuramente più sicura e sta giocando con molta più serenità. Difesa, pipe appena appoggiata, difesa questa volta di, giochiamo ancora la palla a Porcinari, buona l'alzata, a me la palla sembrava toccata, però
come abbiamo detto prima, gli arbitri sono lì per valutare e vedere, quindi hanno deciso che la palla fosse andata direttamente fuori. Pescara adesso in vantaggio 16-14. Porcinari gioca una 9. 15 Montorio, 16 Pescara. Torna con l'attacco a 3 adesso il Montorio Volley, perché Alemanno va al servizio e quindi gioca con 3 attaccanti in prima linea e con una battuta di Alemanno che sicuramente potrebbe continuare a dar fastidio. La differenza in tutta la partita l'ha fatta sempre la ricezione, soprattutto quella del Pescara, che molto deficitaria all'inizio si è aggiustata con l'andare avanti della partita e ha rimesso questa volta Alemanno mette a terra un ace diretto che è libero, non è nemmeno riuscito a toccare. 16 pari. Ancora una volta è la battuta e soprattutto la ricezione che fanno la differenza. Ancora Alemanno al servizio. Buona questa volta. E Porcinari mette a terra il pallone. Ancora sulla protesta del palleggiatore che non ha nemmeno toccato la palla. Non si sa cosa vuole. Sinceramente ha fintato l'intervento e Porcinari ha messo palla a terra. 17 Montorio, 16 Pescara. Ancora le mani al servizio, addirittura a 4 la ricezione del Pescara. Buona la difesa. Porcinari questa volta viene difeso. Buono il muro di contenimento di Grausberg, palla dietro per l'opposto, la palla viene ancora giocata. Ancora buona la difesa del Montorio. Porcinari che chiude il muro. Chiude molto bene il muro del Pescara su Porcinari. Forse era da giocare un po' più alta sulle mani questa palla. Comunque si entra nella fase caldissima della partita e del set. 17 pari. Pescara ora al servizio con il proprio opposto. Buccione sulla P1 del Montorio Volley. Servizio salto float non ricevuto bene da parte di... Ancora muro di Pescara. 18-17. Hanno sicuramente aggiustato la propria fase break oltre che la loro fase cambio palla, quindi 18 in vantaggio Pescara. Pescara in vantaggio 18-17. Ancora Buccione al servizio. Di Terlizzi riceve largo, palla un po' spinta. Sì, Porcinari si inventa letteralmente un punto su una palla giocata troppo vicino a rete da parte di Alemanno. L'esperienza ha permesso a Porcinari di vincere il contrasto a rete e di mettere a terra il pallone dall'altra parte della rete. 18 pari. Pescara che ha chiesto la rotazione al secondo arbitro, hanno chiesto una verifica della
rotazione. E Pescara, quindi credo non ha più uno, ricevuto a male questa palla, palla regalata in pallonetto. Invasione, invasione, era stato ben difeso di Terlizzi, ma il numero 9 si è accusato comunque di aver toccato la rete. Ancora una volta in vantaggio il Montorio Volley, 19-18 sulla battuta di Porcinari, che questa volta sbaglia e dà l'opportunità del pareggio al Pescara. 19 Pescara, 19 Montorio. Buona ricezione di Terlizzi, ancora lui che va in attacco, non c'è fallo, è andato oltre la rete, c'è Porcinari che può servire alto, ancora è alto. Voglio spiegare perché non c'era fallo di Terlizzi. Di Terlizzi si è appoggiato sulla rete, ma sul cavo, sulla parte esterna della rete, quindi oltre l'asta. Quindi in quel caso non è rilevabile il fallo di invasione. Quindi gli arbitri hanno correttamente interpretato il tocco della rete da parte di Terlizzi. 20 Montorio, 19 Pescara, Marek Grausberg al servizio, salto float, ricevuto un po' largo, ma c'è il tocco, c'è il tocco, c'è il tocco di Grausberg. Forse la palla sarebbe andata direttamente fuori, ma il desiderio di difendere ha portato Grausberg ad alzare il braccio e a toccare la palla. 20 pari. Pescara è ufficialmente rientrata in questa splendida gara di finale qui a Montorio. Servizio tenuto largo, la palla è vicina a rete, ben tenuta, ben tenuta. Ancora di Terlizzi, buono il tocco. Montorio sta soffrendo adesso, deve secondo me ritrovare qualche attacco da primo tempo e anche qualche attacco da posto 2 per dare meno riferimenti al muro avversario. Ora Alessandro al servizio sul 21-20 per il Montorio Volley. Battuta è buona, ricezione molto larga, non c'è possibilità d'attacco da parte di Pescara. Free ball, palla in 4. Viene però ben murata difesa dal parte del Pescara. Buona la difesa di Ranalli, di Terlizzi, ben difesa ancora. Michelucci, colpo molto efficace, esperto sulla mano esterna di Alemanno. Però ripeto, Montorio sta giocando troppo sul posto 4, sta dando troppi riferimenti alla squadra pescarese, deve assumere qualche rischio con qualche giocata centrale o qualche giocata da posto 2 o addirittura da posto 6. 21 pari. Buona ricezione di Terlizzi, la rete è giusto, è giusto. Fallo di invasione è stato commesso dal centrale pescarese sul contrasto a rete, infatti non ci sono proteste. E di nuovo sulla P1 dopo il doppio cambio effettuato da Colella, Montorio è in vantaggio 22-21 sulla P1 del Pescara. Battuta di Terlizzi, buona la battuta, non riceve bene Pescara, palla free ball, un po' larga la giocata, la palla cade, 23-21.
Norman Colella ricorre al suo secondo time out del set sul punteggio di 23-21 per il Montorio. Commentavamo qui in tribuna che eravamo d'accordo sul fatto che Montorio sta troppo giocando sul posto 4. Chiaramente l'organizzazione muro difesa da parte del Pescara è facilitata da questo tipo di attacco del Montorio, e la speranza è quella che il palleggiatore, e comunque anche grazie a una ricezione più precisa, possa distribuire meglio, come ha fatto molto bene nel primo set, gli attacchi per tutti i propri attaccanti e cercare di renderli tutti partecipi e pronti nella sfida. 23-21, palle fuori, time out quindi ben chiamato da Colella, che ricorre all'ultimo cambio a disposizione che ha in questo secondo set sul 22-23 a favore del Montorio. Montorio che gioca sulla P3 e sulla battuta di Michelucci. Vediamo, sarà salto float sicuramente. Balla. Un attimo di silenzio per queste giocate che veramente fanno capire quanto poi l'intelligenza nel gioco sia tanto più importante di ogni forza, di ogni altezza. È una giocata chiaramente di astuzia, una palla più corta prevista nella cambio palla e poi un pallonetto vicinissimo alla riga, non dico imprendibile ma quasi. Certo è che il Montorio con questa grandissima giocata di capitano Livio Porcinari si porta sul 24-22 ed ha due palle per portarsi sul 2-0 in gara 2 di finale. In battuta Davide Germini, centrale, la palla è buona, ricezione larga, si può costruire un buon muro difesa, pallonetto, ribaltato, buona la difesa, Porcinari, vediamo cosa combina, buonissima la difesa, vedila, giusto, giusta la chiamata dell'arbitro, peccato, due palloni ha avuto il Montorio per poterlo mettere a terra, ma è stato bravissimo Pescara a tenere e a difendere. Ancora un altro pallone per il Montorio Volley, 24-23, battuta del numero 6. Buona ricezione di Porcinari, perfetta, palla corta, è uno spettacolo, è uno spettacolo vederlo giocare quando gioca così, è uno spettacolo. Montorio si porta sul 2-0, 25-23 nel secondo set, a fra poco. Rientriamo amici di TV6 dal palazzetto dello sport di Montorio Avemolano per gara 2 di finale, valevole per l'accesso alla Serie B nazionale maschile. In campo Montorio Volley e Pescara. A Pescara ricordo che Montorio ha vinto 3-1 e quindi c'è la possibilità adesso ancora più concreta di accedere in Serie B, in quanto Montorio è in vantaggio per 2-0 su Pescara dopo un primo set decisamente dominato, invece con un secondo set dove Pescara si è molto ben difesa, anzi ha quasi dato la sensazione di poter vincere la partita. Porcinari ancora una volta ha chiuso lui, si rientra, mette a terra la palla lui, ovviamente è l'uomo simbolo di questa squadra, lo è da 15 anni ormai,
a parte una parentesi di 3 anni dove Montorio ha scelto di non partecipare al campionato di Serie B e ha dato comunque l'opportunità al proprio capitano di giocare al livello che meritava. Quest'anno ha deciso di rientrare anche per crescere i ragazzi del settore giovanile e per provare a riportare ancora una volta, per la terza volta, con lui in campo da capitano, il Montorio in Serie B. Ma torniamo alla partita, siamo 2-0 nei 7, 2-0 nel punteggio. Germini, ancora la battuta sbagliata contro la rete, regala il cambio palla al Pescara che si porta a servizio con Michelucci. Vediamo se continuerà a battere salto flotto, riproverà il salto, prova il salto, attacco da Ricci, tocca la palla il soffitto, tocca la palla il soffitto sulla difesa del palleggiatore che non tiene la palla e quindi il Montorio si porta a 3 contro 1 del Pescara 3. Alemanno al servizio, ricezione larghissima, ace! Si ripropone ciò che era il tema del primo set, cioè con una battuta a salto flot del Montorio molto ben eseguita e una ricezione del Pescara che fa molta fatica a tenere e quindi a compiere un attacco efficace. Un altro ace! E queste situazioni fanno male. Queste situazioni fanno molto male. Potrebbe Pescara veramente adesso non avere più la forza di reagire, perché conosce già questo tipo di situazione quando non riescono a tenere il gioco in ricezione. Errore a muro da parte di Porcinari e Grausberg che si erano spostati in anticipo, hanno recuperato con ritardo sull'opposto, è stato ben smarcato dal palleggiatore e quindi Pescara 2 Montorio 5. Buona ricezione, palla lunga, è un'altra magia, è un'altra magia di Porcinari, ci sta facendo vedere tutto il suo repertorio. Ha iniziato nel primo set con una diagonale stretta tipo beach, ha giocato contro il muro fuori, ha giocato palle 9 ben giocate chiuse verso 1 e verso 3. Ci sta facendo capire perché Montorio ha in lui veramente un simbolo di questa squadra. Brutta la difesa adesso da parte del Montorio su un attacco piazzato quasi da parte dell'opposto Buccione. Ora Buccione che va al servizio sul punteggio di 3-6 a favore del Montorio Volley. Buona ricezione di Dierlizzi, l'opposto Alessio Ricci che gioca alto sulle mani del muro e permette al Montorio di andare 7-3. Ecco che quello che dicevamo nel secondo set, distribuire su tutta la rete gli attacchi, può dare al Montorio veramente molta più tranquillità, perché ovviamente è più difficile organizzarsi per il Pescara nel muro difesa. Di Terlizzi, boh, è ben difeso questa volta. Murato, ancora
E palla fuori. Porcinari ha fatto un punto anche senza toccare la palla. Se ve ne foste accorti, lui ha chiamato no sull'attacco del posto 4 avversario, capendo che avrebbe giocato sulle mani del muro, e quindi ha tirato alto e fuori. I due ragazzi a muro hanno obbedito all'ordine del capitano e l'attacco è finito fuori, quindi potremmo quasi attribuire questo punto, anche questo punto, a Porcinari. Esperienza da vendere, ma intelligenza tattica veramente infinita per il nostro capitano Livio Porcinari. Ovviamente sembrerà quasi un lodarlo troppo, ma chi si intende di pallavolo capisce che veramente è un giocatore che permette a una squadra di cambiare volto. Buono il muro, buona la difesa, il palleggiatore che gioca, prova un attacco. Montorio c'è. 9-3 adesso per la squadra di Marco Di Gesualdo. La distanza è abbastanza rassicurante, considerando ancora i 2-7 di vantaggio e la partita gara 1 vinta a Pescara. Insomma, Montorio ha un set dalla Serie B. Palla in 4, palla che viene toccata con la testa da parte dell'opposto, la palla passa in mezzo alle braccia e Pescara riesce a fare cambio palla, portandosi su un punteggio di 4. Giustamente i tifosi continuano a sostenere la propria squadra. La rete si è mossa, non so chi, ben difeso. Cinque Pescara, 9 Montorio. Non bisogna cedere a nervosismi adesso, la partita è sicuramente, vede Montorio con un grande vantaggio, quindi mantenere la calma e cercare di fare le cose come si devono fare. Di Terlizzi, Murato fuori, Murato fuori, punto numero 10 per il Montorio Volley, che porta in battuta il suo posto Alessandro Ricci. Ricezione troppo vicina a rete. Michelucci, come prima di Terlizzi, tocca la rete, ma non c'è questo problema. Colella provvede a cambiare il proprio palleggiatore e devo dire che questo, non voglio essere troppo ottimista, ma mi sembra un po' un segno di quasi disperazione. Cambiare il palleggiatore è l'ultima delle scelte per un tecnico e quindi chiaramente spera in qualcosa di miracoloso da parte del suo palleggiatore. Ma è ancora la ricezione di Pescara che non tiene il float di Alessandro Ricci e quindi Davide Gerbini riesce a mettere a terra direttamente il pallone sopra la rete, portando Montorio sul 12-5 nel terzo set di questa gara 2 di finale per l'accesso alla Serie B. Buona questa volta la ricezione, palla larghissima, palla alta per Di Terlizzi che viene ben murato, ma
coperto benissimo dal libero, ancora Murato, ancora un mezzo punto da parte di Porcinari che chiama il no, e Norman Colella chiama il suo primo time out di questo terzo set. Montorio è adesso veramente in controllo dopo aver sofferto tantissimo nel secondo set, anche grazie a una interpretazione molto buona del secondo set da parte di Pescara. Ora l'andamento della partita è tornato ad essere quello del primo set, dove c'è grande difficoltà da parte di Pescara di costruire il primo attacco e invece molta facilità per farlo da parte del Montorio Volley e pochissimi errori. Questo chiaramente fa appendere la bilancia nettamente a favore del Montorio, che passo passo si avvicina a quella che potrebbe essere una promozione veramente storica. Anche Montorio ha in campo ragazzi giovani, magari non così giovani, ma è una squadra che può comunque essere costruita per il futuro. La palla è buona, la palla, a me la palla sembrava buona, vale poco, l'arbitro è sicuramente più vicino di me. 14-5, comunque continua il Montorio e il Pescara a non costruire il primo attacco e quindi tutto ciò diventa complicatissimo. Ci pensa Alessandro Ricci a regalare il cambio palla a Pescara, cosa che veramente non si dovrebbe fare in questi momenti, perché Pescara è veramente in grande difficoltà. 6 Pescara, 14 Montorio. Buona ricezione Porcinari, primo tempo sulla rete, primo tempo sulla rete da parte di David Gerbini. Purtroppo anche nel primo set sono stati qualche errore di troppo su una difficoltà di Pescara. Difesa buona da parte di Pescara, seconda linea, difesa. Murato, Michelucci, palla toccata, palla in quattro per Di Terlizzi che mette a terra il quindicesimo punto. Montorio 15, Pescara 7, azione lunga, bello scambio, chiusa alla fine da Lorenzo Di Terlizzi, un ragazzo che a parte qualche parentesi dove ha preferito non giocare, è nato e cresciuto in questa società ed è veramente cresciuto tantissimo come sicurezza, come capacità di gioco. Ricezione sbagliata ancora di Pescara, c'è una palla lunga che viene però difesa da Pescara questa volta, palla free ball, vediamo se ci sarà finalmente un primo tempo, non c'è, palla corta che passa, Porcinari, Porcinari si inventa un altro dei suoi punti e porta il Montorio a 16, Colella fa rientrare il palleggiatore titolare, prova l'ultimo tentativo per rimettere a posto questo set, ma a vederlo così sembra veramente difficile. Palla larga, Michelucci mette a terra un pallone, c'è stata anche una intesa non buona da parte del muro difesa, perché c'è stata una chiamata no alla quale ha risposto solo uno dei due giocatori, quindi c'è stata una mancata comunicazione tra muro e difesa. Errore,
da parte di Pasqua Antonio. Punto 17 per il Montorio Volley. Il Montorio Volley è a soli 8 punti, cioè quelli che ha il Pescara dalla sua terza promozione in Serie B. Germini Davide al servizio. Ace! Diciottesimo punto. Dopo due o tre errori in battuta, Germini non ha avuto paura di andare al servizio e ha messo una palla che è scesa sui 5 metri e mezzo, che è caduta direttamente a terra. Ancora lui al servizio. Questa volta ricezione buona. Michelucci difeso, ma forse la Porcinari errore a muro, completamente staccato dalla rete. Michelucci lo vede, gli infila la palla tra le sue braccia e la rete e mette a terra il nono punto per Pescara. È lo stesso Michelucci che va a servizio. Ancora un cambio per Pescara, entra Donatelli al posto di Buccione, cambia l'opposto. Pescara sulla P2 del Montorio Volley. Murato, ben coperto Grausberg. Porcinari prova un colpo forse esagerato. Ora non bisogna avere fretta, non bisogna avere fretta. 10 Pescara, 18 Montorio. Calma e un punto alla volta. Buono il muro di contenimento da parte del Pescara. Murato, l'opposto appena entrato, bravissimo il recupero del libero, ottimo il recupero del libero. Palla corta che però non viene giocata bene. Palla in mano del Pescara che gioca Pipe. Murato ancora da Grausberg. Palla buona verso Murato! Ancora Livio Porcinari. 19° punto. Muro sull'opposto neo entrato del Pescara. Un'azione lunga con anche qualche incomprensione tra palleggiatore e Porcinari, ma alla fine la risolve sempre lui con un muro sull'opposto e 19° punto per il Montorio Volley, che si porta a servizio con il proprio palleggiatore Roberto Alemanno. Buona la battuta, ben ricevuta questa volta. Primo tempo, ottimo, 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 molto ben giocato. Lungo in uno. Pescara Fald mette a terra il suo 11° punto del terzo set. 11 Pescara, 19 Montorio. Al servizio Pasqua Antonio. Buona la battuta, palla sul mancino Alessandro Ricci, che trova una gran diagonale, una gran diagonale verso 5, Montorio 20, Pescara 11. Il capitano al servizio, vediamo cosa sceglierà, se battuta in salto o salto float. Salto float. Pescara mette a terra il 12° punto su una palla anche un pochino fortunata, ma anche con una difesa del Montorio che non è stata pronta a reagire. Non è un buon segno, bisogna lottare fino alla fine ogni pallone, perché la partita ancora non è finita e la Serie B è una posta in palio troppo alta per poterla, diciamo, rimandare per distrazione. Ricezione larga Ricci, Grausberg in copertura di Terlizzi, buono l'attacco che non viene difeso, alto, e regala il 21° punto
al Montorio di Gesualdo. Sostituisce Marco Grausberg in battuta con Lorenzo Taraschi, anche lui prodotto esclusivo del vivaio montoriese, un ragazzo molto bravo che quest'anno è stato impiegato poco, ma perché ha avuto le bande chiuse da Porcinari e di Terlizzi, che sono due signori giocatori di Serie C, però lui si è sempre fatto trovare pronto in tutte le situazioni e speriamo che lo faccia anche adesso. Al servizio contro la P4 del, prova la battuta in salto, bravo il palleggiatore, bravo Pasquantoni, bravo il palleggiatore avversario, ha giocato di grande esperienza sulla golosità del centrale del Montorio, che voleva chiudere in maniera violenta, invece palla fuori. 22esimo punto. Non voglio dire nulla, ma veramente ora mi sembra che la Serie B sia del Montorio. Ricci buona la difesa di Porcinari, può solo mettere in bagher di Terlizzi. Montorio può riorganizzare il muro difesa. Michelucci che viene murato ma fuori da parte di Alemanno, brava Pescara a lottare fino all'ultimo pallone, ma non me ne vogliano i tifosi pescaresi, secondo me non ce n'è più, la partita ormai è in mano al Montorio e credo che la Serie B sia assolutamente conquistata dal Montorio Volley. Palla corta ricevuta male dal centrale di Terlizzi, che esagera sul colpo. Non vorrei aver parlato troppo presto, però insomma il punteggio, l'andamento della gara, i valori in campo mi sembrano quelli tali da poter dire che Montorio ha in mano nettamente la partita. Questa volta ancora riesce a difendere Montorio, palla che tocca il soffitto di Terlizzi, porta il 23esimo punto a favore del Montorio e Montorio è a soli due punti, soli due punti dalla sua terza storica promozione in Serie B. Attacco a due da parte del Pescara sulla P2 di Terlizzi, ricezione bassa, Michelucci che però non molla e mette a terra il 16esimo pallone. 16 Pescara, 23 Montorio. In battuta lo stesso palleggiatore Pasquantonio, che nella precedente rotazione ha sbagliato il servizio. Vediamo su chi indirizzerà il suo salto flotto. Su di Terlizzi, che mette a terra il 24esimo punto. E Montorio si prepara alla grande festa. 24-16, la terza storica promozione in Serie B. Complimenti a Marco Di Gesualdo, Livio Porcinari, Roberto Alemanno, Marco Grausberg, Lorenzo Di Terlizzi, Alessandro Ricci, Davide Germini e tutti gli altri ragazzi seduti in panchina. Un anno straordinario si chiude con un errore. Si chiude, forse. Ed ecco, vediamo. Michelucci al servizio.
ricezione di Terlizzi, palla Porcinari e la Serie B e ancora una volta Del Montorio chiusa come così doveva essere da Porcinari. Una gara straordinaria, onore al Pescara che ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà la squadra montoriese, ma sinceramente nelle due partite il Montorio si è dimostrato superiore, forse con più esperienza, ma comunque una grande finale vede il Montorio per la terza volta nella sua storia vincere un campionato di Serie C e volare verso la Serie B. Un applauso a tutti i giocatori, un applauso ai tecnici, un applauso alla società, grande merito a tutti. Montorio torna in Serie B.